Spazio d'arte. Riflessioni e approfondimenti sull'arte e sulle tecnologie applicate. A cura di Stefano Terraglia. Un caro saluto a tutti, bentornati all'ascolto del podcast Spazio d'Arte. Oggi parliamo di like, parliamo di commenti, parliamo di visualizzazioni, parliamo di algoritmi che permettano di renderci più o meno visibili sulle varie piattaforme e quant'altro. Allora, Spazio Informazione Libera, che è la piattaforma sulla quale noi distribuiamo i nostri contenuti, è una piattaforma di ampio spettro, dove trattiamo un po' di tutto, dalle escursioni, alle visite nelle varie località, alle notizie di tecnologia, a questo podcast, e alle volte anche pubblichiamo qualche video di intrattenimento, qualche curiosità o quant'altro. Fino ad oggi, proprio perché di natura siamo abbastanza dispersivi, le nostre visualizzazioni sono state sempre contenute, interessanti, ma contenute, quindi anche i commenti che erano a coda dei nostri video erano di un numero contenuto, facilmente gestibili dal punto di vista della moderazione. Ultimamente non è stato così in senso, diciamo, buono, perché un paio di video, mi riferisco a un paio di short su YouTube ed anche un paio di video su TikTok, hanno reso tantissime visualizzazioni, nell'ordine del centinaio di migliaia. Quindi è stato difficile gestire i contenuti dei messaggi, dei commenti, perché non eravamo abituati. Quindi personalmente mi sono messo lì e ho cercato di moderare un po' e di capire quali erano i commenti che meritavano la risposta, quelli che per questioni, diciamo, offensive dovevano essere cancellati e segnalati e così via. Poi ho fatto una riflessione in assoluto. Allora, fino a qualche giorno fa, fino a che non ho incontrato questo cambiamento repentino sulle visualizzazioni degli ultimi due o tre lavori, e io ho sempre risposto anche ai commenti negativi con tono polemico, cercando di mettermi un po' erroneamente alla pari di chi commentava, e questo è stato un errore. Me ne sono accorto in questi giorni, in quanto non fa altro che innervosirti, demotivarti, perché è chiaro che abbiamo a che fare con un pubblico immenso, spesso anche non particolarmente selezionato dal punto di vista intellettuale, ecco. Ma questo chiaramente non deve essere, perché deve essere dato libertà a tutti di poter dire qualcosa. È chiaro che quando fai tantissime visualizzazioni e non sei abituato a gestirle, hai una percentuale di commenti negativi. Questo per forza. Auguriamoci che quella percentuale sia sempre piccola, che non siano più commenti negativi e quelli positivi, ma di solito su un video che non è particolarmente provocante o non è politico, oppure non è un'opinione o è semplicemente un video illustrativo, è chiaro che la stragrande maggioranza dei commenti saranno commenti positivi, con quella piccola minoranza di commenti negativi che si possono gestire tranquillamente con una semplice cancellazione o con altre misure. L'algoritmo valuta tutte le interazioni che c'è a coda del tuo video, quindi sia i commenti negativi che quelli positivi, perché l'algoritmo capisce che quel video genera una discussione, genera entrate, interazioni, no? Domande, richieste, e quindi, cioè, per quanto riguarda il contenuto dei commenti, chiaramente non è che chi ha fatto più commenti negativi rispetto a chi ne ha fatti più positivi ha la possibilità di essere più o meno visto, se il contenuto naturalmente rispetta le norme. Qualsiasi interazione sul tuo video è proficua affinché il video praticamente salga all'interno delle proposte
che ci sono nella piattaforma. E quindi è bene che la gente commenti. Più commenti ci sono e più che il video sale. Quindi bisogna ragionare con quest'ottica, non quella di fare i permalosi. Purtroppo abbiamo tra le mani un mezzo che non è unilaterale come la TV o la radio. Internet viaggia sulla filosofia del io ti propongo ma voglio il tuo feedback. Cioè, questo perché è sempre stato così, da quando è nato ad oggi. Cioè, ogni social ha i suoi commenti, ogni blog ha il suo spazio commenti, eccetera. Quello che può fare l'amministratore del canale, del gruppo, è moderare. Allora, Facebook lo sappiamo benissimo che da anni addirittura ha anche la possibilità, per quanto riguarda pagine, gruppi e quant'altro, di poter avere dei moderatori automatici. Quindi moderatori che appunto riescono automaticamente a segnalare determinati commenti o addirittura a sanzionare in qualche modo gli iscritti ai gruppi e quant'altro. Mentre YouTube ha una funzione che è semplicissima, che è quella di rivedere i commenti prima che questi appaiano. Quindi con questa funzione tu puoi tranquillamente lasciare che i tuoi commenti siano soltanto quelli positivi e quindi creare, diciamo, una coda di commenti che diano valore e basta al tuo video. Mentre a volte può essere anche interessante lasciare anche qualche commento negativo, magari quelli meno offensivi, per far vedere che c'è una certa trasparenza all'interno della moderazione dei commenti. Queste sono scelte che uno deve fare in base alla propria sensibilità. C'è chi non gli frega niente, lascia lì tutto, dai commenti negativi a quelli positivi, e lì, capito, non essendoci moderazione, i commenti appaiono subito, le interazioni sono più veloci, forse l'algoritmo capisce un po' meglio che il video sta andando. Se tu lo moderi, quindi devi rivedere volta a volta tutti i commenti che arrivano, finché, ripeto, fai poche visualizzazioni come abbiamo fatto noi fino ad oggi, è facile, perché tu rivedi il commento, se ti piace lo pubblichi e se non ti piace lo togli. Ma quando cominciano a essere tanti i commenti e ti arrivano, che so, anche 100 commenti l'ora, ecco, a quel punto moderarli tutti è un problema, perché dovresti essere sempre lì. E se rimangono in attesa di essere moderati, quindi in attesa di essere pubblicati, per l'algoritmo non c'è stata interazione. Quindi bisognerebbe che uno stia lì volta a volta a guardarli tutti, a selezionarli tutti, e insomma diventa un po' faticoso. Un altro metodo potrebbe essere quello di lasciare tutti i commenti senza moderazione e poi moderarli successivamente e toglierli dopo. Magari sotto quel commento c'è un altro commento, tu tiri via quello e poi tiri via tutta la catena di sotto. Ecco, questo magari è un metodo per far capire all'algoritmo che comunque i commenti ci sono e ci sono in quell'istante, in quel momento, però diventa un po' faticoso dopo moderarli e quant'altro. Quando uno comincia a avere tantissime visualizzazioni, prenderla proprio come un lavoro, un impegno quotidiano da svolgersi a fine giornata e rivedere i commenti con le vostre, diciamo, idee, con le vostre considerazioni, e creare quindi un contenuto con dei commenti gradevoli. La politica migliore è quella dell'ignorare, cioè lasciar perdere. Ammesso che non ci sia una minaccia o qualcosa che possa valere la pena portare davanti al procuratore, e chiaramente per sostenere tutte le cause del mondo occorre un investimento, quindi quanto ne vale la pena se uno ti ha dato di idiota, ti ha dato di cretino, ecco, quanto vale la pena? Secondo me la cosa migliore è cancellare e segnalare. Penso che chi sceglie di rendersi visibile deve mettere sul tavolo i lati positivi e i lati negativi della visibilità. In un mondo sempre più incazzato, tu hai un pubblico diverso. La situazione nel mondo non è bella,
la società non vive un bel periodo, c'è della rabbia e questa rabbia si distribuisce anche nella rete, lo vediamo spesso. Ma se ci fate caso, quasi il 90% di chi si esprime in maniera poco piacevole in rete non sa neanche scrivere. Se voi leggete quello che queste persone scrivono nei loro commenti, vi accorgete che sono pieni di errori madornali, di grammatica, di ortografia, e quindi da lì si capisce il livello. È chiaro che più la persona è ignorante e più è portata a scrivere in maniera impropria, perché non sapendo come far colpo sugli altri, allora utilizza l'offesa, la parolaccia, no? Beh, questo è stato un episodio un po' a braccio, neanche molto lungo, in cui ho voluto, diciamo, condividere con voi questa esperienza che mi ha aperto un po' il mondo in questi ultimi tempi, come vi ho detto all'inizio, e questa crescita vertiginosa di alcuni video che casuale, ripeto, non ho fatto niente di che. È stato un ingresso forse interessante dal punto di vista proprio di algoritmo, beccato quello giusto nel momento giusto con i tag giusti, eccetera eccetera. Magari il video carino piaceva e quindi è salito, però non è che abbia fatto chissà cosa, ecco. Però mi sembra che poi alla fine, dopo quasi 10 anni di lavoro per Spazio Informazione Libera, il video sull'illusione ottica che ho fatto, che è una cazzata stampando una tazza che sembrava poi tornare reale, no? Dopo una serie di cose, andatevelo a vedere, perché illusione ottica, l'unico video di illusione ottica che c'è qui sul canale di Spazio Informazione Libera su YouTube. Ecco, da lì ho capito un po' come funziona, sperimentando proprio sulla mia pelle lo tsunami delle tante visualizzazioni. E se si fa una percentuale, chiaramente bisogna mettere in conto gli idioti. Bene, grazie ancora per l'ascolto di questo episodio di Spazio Informazione Libera. Ogni tanto una chiacchierata la faccio volentieri con tutti voi. Mettete un mi piace se ascoltate questo podcast su YouTube, seguiteci per quanto riguarda tutti gli altri canali e piattaforme. Vi ringrazio, a presto. Avete ascoltato Spazio d'Arte, riflessioni e approfondimenti sull'arte e sulle tecnologie applicate, a cura di Stefano Terraglia.